Ed eccoci di nuovo in diretta con una nuova puntata di Zoom Certificates in questa giornata così importante e particolare per i mercati, perché lo abbiamo detto e ripetuto, stasera c'è il meeting della Fed che ci darà delle indicazioni importanti sulla decisione di Jay Powell, rialzo o nuovo o meno dei tassi di interesse e indicazioni anche che riguardano il futuro in una situazione, in un quadro che è particolarmente complesso e che è cambiato in maniera significativa rispetto a 2 settimane fa, all'ultima volta in cui abbiamo parlato con Riccardo Falcolini, che saluto e che ringrazio innanzitutto per essere qui con noi. Ciao Riccardo. Ciao Valentina, bentrovata, buongiorno a te e buongiorno ovviamente a tutti coloro che ci seguono. Grazie e naturalmente un saluto anche all'altro nostro ospite, ovvero Pierpaolo Scandura, certificati e derivati. Buongiorno Pierpaolo, bentrovato anche a te. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Ecco, Riccardo, Pierpaolo, l'abbiamo detto, una situazione beh, molto cambiata rispetto a 2 settimane fa, è successo un po' di tutto, come al solito non ci facciamo mancare niente, tra SV Bank, il caso della Silicon Valley Bank con il crack, ecco, che poteva innescare una nuova crisi, stile Lehman Brothers del 2008, per fortuna non sembrerebbe così, e poi anche ovviamente il caso Credit Suisse qui in Europa. Ecco, una situazione particolarmente complessa che è andata a intaccare il settore bancario. Io mi chiedo, naturalmente se lo chiedono anche i nostri telespettatori, quando si verificano delle situazioni così importanti e così gravi, significative, tutto questo come incide sui flussi e soprattutto sulla fiducia poi, degli investitori ecco, nel settore? Beh, allora Valentina, sicuramente l'impatto è molto forte dal punto di vista generalizzato, comunque abbiamo visto sui mercati come ha impattato in modo così dirompente e in un arco temporale molto molto stretto. Di conseguenza non può che non impattare appunto su quello che è l'humor della clientela e dell'investitore e anche sui flussi. Cosa vediamo? Allora, sicuramente vediamo Valentina dei flussi che sono in netto aumento rispetto alle scorse settimane. E alle scorse puntate, quando abbiamo presentato un po' la situazione di mercato, siamo intorno ai 79 milioni, oltre i 79 milioni di euro di turnover negoziato sul Selex. Ovviamente in questo caso buona parte, come al solito, dei volumi viene concentrata su quelli che sono i prodotti a leva, che fondamentalmente sono sicuramente molto molto tradati nelle giornate in cui ci sono grandi oscillazioni sottostanti, grandi oscillazioni dell'indice e come vengono utilizzati prevalentemente per un trading molto veloce, un trading intraday che viene denominato come scalping, quindi un entra ed esci delle posizioni molto molto veloce con delle size fondamentalmente che possono essere importanti anche, che permettono fondamentalmente all'investitore, in questo caso l'investitore esperto, il trader esperto, di guadagnare qualche piccolo tick sulla posizione. Quindi dicevamo, sicuramente un grande interesse e una grande consultazione dei prodotti a leva. Non ti nascondo però che in questi momenti, comunque, noi ne parlavamo fuori onda poco fa, diciamo, beh, c'è una situazione abbastanza variegata, nel senso che da una parte ovviamente hai i trader più esperti che sfruttano questi momenti di volatilità fondamentalmente per lavorare in modo molto veloce. Dall'altra parte hai due tipologie di clienti, che sono chi si ferma fondamentalmente per cercare di capire che cosa sta succedendo, e invece abbiamo un'altra fetta di clienti che in realtà fanno cosa? Esattamente l'opposto, quindi vanno a sfruttare questi momenti di debolezza per entrare in posizione su posizioni a sconto, quindi su strumenti a sconto. Perché? Perché abbiamo visto comunque un indice italiano che nel primo mese ha guadagnato, quindi primo mese dell'anno era partito molto molto tonico, ha Sì. guadagnato intorno al 17% se non erro. Quindi diciamo che questo momento di possiamo dire può essere stata una correzione anche fisiologica, forse troppo forte per una correzione, è servito per entrare in posizione. Quindi diciamo che molti trader con cui noi lavoriamo ci hanno effettivamente confermato che questo è stato un buon momento, un buono spunto per entrare in posizione. Ti dico la verità, quello che vediamo noi, lato opzioni, lato covered warrant, comunque è un mood, è un'idea di fondo ancora rialzista. Quindi questo conferma fondamentalmente il fatto che i clienti vadano a prendere posizioni rialziste nel momento di debolezza del sottostante.
Ovviamente, diciamo che un po' forse questo mood positivo è anche calmierato da cosa? Da un'azione veloce comunque in termini di salvataggio Certo. appunto di Credit Suisse, poi l'intervento Delle banche di centrali. UBS, l'intervento delle banche centrali, quindi comunque c'è una situazione che tendenzialmente, almeno per quello che leggiamo e vediamo, sembra stia cercando di apparare un eventuale effetto contagio, un potenziale effetto contagio di cui si parlava i primi giorni. Quindi insomma, siamo un po' alla porta, però credo che il mood anche dal punto di vista degli investitori sia abbastanza positivo. Ecco, hai citato una parola chiave, cioè l'intervento delle banche centrali che come sempre si dimostrano player, no? Protagoniste proprio della situazione. L'abbiamo visto la settimana scorsa con la BCE, con le parole anche rassicuranti che hanno calmato, tranquillizzato i mercati da parte di Christine Lagarde. Vedremo naturalmente che cosa ci aspetta questa sera con la Fed. E qui diciamo che gli analisti si dividono perché alcuni ritengono che addirittura Powell deciderà di non alzare per niente, i tassi di interesse e dare un determinato segnale. Altri invece sostengono che una volta tamponata la situazione del settore bancario, la Banca Centrale Americana continuerà a tirare dritto per combattere l'inflazione, quindi si prevede un aumento di altri 25 punti base. A proposito di questo, ecco, volevo chiedere a Pierpaolo, secondo te, ecco, la decisione finale di Powell quale sarà? Soprattutto quali indicazioni darà a questo punto ai mercati? Allora, perché la mia opinione, riporto quello che stanno mostrando in questo momento i Fed Funds, quindi i futures sui Fed Funds con scadenza di 30 giorni, che tra l'altro è molto interessante andare a vedere il loro comportamento, come è cambiato rispetto a un mese fa, a una settimana fa. Intanto partiamo dalla situazione attuale. Al momento per quanto riguarda appunto i Fed Funds ci dicono che per l'88% di probabilità verrà aumentato il tasso di interesse tra lo 0,25 e 0,50, ma comunque 0,25 indicativamente mezzo punto percentuale al massimo, come sappiamo, e indicativamente questo 0,25 comunque all'88% dei casi, quindi per il rimanente 12 che invece non si faccia proprio nulla. E considera che questa è una percentuale molto chiara, devo dire, di quello che dovrebbe essere poi l'annuncio di questa sera, che non è molto cambiato rispetto a ieri, anzi leggermente aumentato, ed è aumentato rispetto a un mese fa. Mentre quello che è molto interessante è che coloro, e quindi gli analisti che ipotizzano che per questa sera non si faccia nulla, in realtà sono rimasti forse un po' indietro rispetto a quelle che erano i Fed Funds, perché una settimana fa esatta, il 15 marzo, avevamo invece esattamente un 55% di probabilità di rialzo e un 45% di probabilità che non si facesse nulla. Questo perché una settimana fa la situazione sul settore bancario era decisamente più complicata, ancora non c'erano state le rassicurazioni, l'intervento congiunto da parte delle banche centrali. Ricordiamo che domenica sera a mercati ancora chiusi in tutto il mondo, quindi poche ore dall'apertura dei mercati asiatici, oltre al salvataggio in extremis di Credit Suisse, è arrivato anche l'intervento congiunto delle cinque grandi banche centrali a livello globale che hanno confermato di iniettare liquidità nel sistema e quindi cercare di tranquillizzare in questo caso i mercati. Quindi rispetto a una settimana fa la situazione mi sembra abbastanza delineata. Non mi aspetto sorprese nel non intervenire. Ecco, probabilmente se invece ci fosse una prevalenza dei membri della Fed che decide di non far nulla, credo che non sarebbe proprio un segnale positivo per i mercati, perché a questo punto vorrebbe dire che loro stessi non credono negli interventi che hanno messo in campo nelle ultime giornate. Certo, ecco, Certamente c'è un sarebbe. po' meno. Sì. Sì, prego, prego. No, dicevo, certamente c'è un po' meno attesa rispetto alle sedute precedenti, perché c'era il tema inflazione che comandava. Adesso l'attenzione si è un po' spostata, no? Come sappiamo, verso questo settore bancario che effettivamente è iniziato a preoccupare non poco.
Chiarissimo, chiarissimo. Ecco, io mi permetto in questo caso di fare una panoramica di mercato un pochino più lunga del solito perché ne sono successi di fatti in questi giorni, in un momento, ecco, particolarmente significativo, tante notizie, tanti fatti in un anche arco di tempo limitato e pensavo, ecco, facevo una riflessione che volevo rivolgere sia a Riccardo che a Pierpaolo perché volevo naturalmente il vostro parere. Si è parlato naturalmente rispetto alla situazione del settore bancario, del profilarsi di un nuovo cigno nero, questa espressione che si utilizza parecchio, ecco, per i mercati finanziari, questi eventi negativi e improvvisi che scuotono naturalmente le piazze, i mercati e l'economia in generale. Ecco, ma stavo notando che nell'ultimo periodo in realtà questi famosi cigni neri si stanno accumulando e sono sempre più numerosi in tempi sempre più rapidi. Abbiamo avuto prima la pandemia, poi la crisi energetica internazionale, ora appunto la crisi del sistema bancario. Che cosa significa? E soprattutto vi chiedo, forse i nodi del sistema stanno arrivando un po' al pettine? Prima Riccardo e poi Pierpaolo. Allora, sicuramente la domanda è molto bella, potrebbe lasciare, diciamo, spazio ad ore ed ore di chiacchiere. C'è da dire questo, forse, un po' che comunque l'economia si sta sempre più globalizzando e c'è sempre più una interconnessione tra comunque l'economia reale, la parte dei derivati, la parte quindi finanziaria. Quindi, fondamentalmente, diciamo, è una situazione particolare, stiamo vivendo, abbiamo vissuto, insomma, più elementi negativi, più situazioni negative che, diciamo, non ci saremmo aspettati prima d'ora. Però forse, se vogliamo un po' riassumere, questo è ancora un po' figlio di quello che abbiamo vissuto durante il Covid, perché se ci pensi, alla fine dei conti, quindi il Covid è stato, ci eravamo appena ripresi comunque da una grande crisi, quindi da poco tempo da una grande crisi. Il Covid ha, diciamo, forse estremizzato ancora di più quello che era un sistema generale dal punto di vista finanziario, e quello che abbiamo vissuto o quello che possiamo vivere in questo momento è potenzialmente ancora un long Covid, diciamo, finanziario. Una Io lo vedo scia, la scia, la coda, esatto. Che diciamo. alla fine dei conti comunque le banche si sono riempite di titoli di Stato, i tassi erano a zero, comunque anche magari dal punto di vista di immobiliare, no? Abbiamo visto delle bolle o abbiamo visto una situazione di prezzi sull'immobiliare che si sono addirittura estremizzati in alcune città, si parla tanto di Milano come esempio, quindi forse questo che viviamo è questo. Situazione un po' particolare è ancora figlia appunto di un 2020, cioè figlia di un 2020 che è stato veramente un qualcosa che non avevamo mai visto prima. Poi, sai, Valentina, di crisi sicuramente ce ne sono state tante, ce ne saranno. Gli impatti, però, ovviamente sono diversi di volta in volta, anche perché le proporzioni e l'impatto finanziario sta crescendo, quindi il mondo finanziario, il mondo dei Chiaro. derivati sta crescendo ancora di più. Poi c'è da dire anche che comunque si vede ciclicamente come dopo ogni crisi ci sia stato comunque un ritorno, ci sono stati dei momenti di Sì, acquisto o vero. quant'altro. Sai, vediamo, ora appunto si parla così, però effettivamente vedremo come insomma questa situazione si potrà evolvere. Speriamo nel breve e nel migliore dei Chiaro. No, modi. no, hai detto benissimo, Riccardo. Bisogna considerare anche poi proprio la natura ciclica Certo. dell'economia, con delle fasi più di espansione, altre invece più negative, di fattori negativi che si accumulano, e questa è che stiamo vivendo. Ecco, Pierpaolo, a proposito, anche un tuo giudizio su questo, e poi quanto dobbiamo restare preoccupati, o invece quanto dobbiamo tirare un sospiro di sollievo? Secondo te l'emergenza ormai è tamponata? Allora, innanzitutto devo dire che la tua riflessione è anche stata la mia degli ultimi giorni, ovvero che a mio avviso Taleb, quando parlò di cigno nero, non immaginava che poi si potessero presentare con questa frequenza, e forse stiamo un po' abusando anche di questa terminologia. Perché? Perché effettivamente devono essere degli eventi veramente imprevedibili, imponderabili,
che portano poi a uno sconquasso generale. Io credo che invece quelli che noi oggi chiamiamo forse un po' troppo facilmente cigni neri siano fondamentalmente figli di un atteggiamento delle banche centrali che si è protratto nel corso del tempo, e in questo sono pienamente d'accordo con Riccardo, e figli di un peccato originale, quello di non aver voluto mollare neanche un centesimo rispetto alla crisi. E ad esempio la notizia degli ultimi ore è che il bilancio della Fed è aumentato nell'ultima settimana di 300 miliardi di dollari. Praticamente in una sola settimana, per far fronte al crollo della Silicon Valley Bank e scongiurare il contagio su tutte le altre banche regionali, abbiamo avuto il quarto aumento più grande di sempre e un praticamente sei mesi di riduzioni di strette monetarie praticamente cancellati. E questo vuol dire che praticamente la Fed non molla, anzi, ripeto, con l'intervento congiunto da parte delle banche centrali continua a iniettare liquidità. Però il problema è che sappiamo che non puoi iniettare liquidità in eterno senza pagarne con le conseguenze. E quindi forse in questo i cigni neri, che noi appunto definiamo forse un po' troppo facilmente, sono fondamentalmente la nuova realtà, quella a cui ci dobbiamo un po' abituare. Non per forza devono fallire banche del calibro di Credit Suisse, ma comunque dei problemi sicuramente un po' più spesso rispetto, possono verificarsi un po' più spesso rispetto al passato. Preoccuparsi, ma allora certamente bisogna essere un po' più prudenti in tanti atteggiamenti nei confronti del mercato. Mi viene da pensare dalla scelta ad esempio anche degli emittenti a cui affidarsi, se parliamo di certificati, e quindi forse ancora rispetto a quello che era stato fatto nell'ultimo periodo, dove ci eravamo abituati a sottopesare probabilmente il rischio emittente, credo che sia il caso di cominciare a considerarlo con maggiore attenzione rispetto a prima. E poi in linea generale dobbiamo certamente avere un approccio un po' più prudente, pensando che la volatilità di mercato è una nostra compagna di viaggio, fondamentalmente non se ne può fare a meno. Quindi in questo credo che l'atteggiamento di chiunque debba essere meno emotivo, più razionale, e partire dal presupposto che queste fasi sono ormai cicliche e fanno parte del nostro mercato. Chiarissimo. Ci siamo permessi, ecco, di fare appunto questa panoramica un pochino più lunga, ma ne valeva la pena perché era giusto commentare la situazione degli ultimi giorni. E adesso, proprio a partire poi da questa panoramica, possiamo addentrarci invece nella parte più operativa della trasmissione e andare a vedere quindi quali sono i certificati della settimana. Eccoci, allora, bene, possiamo partire con il primo prodotto. Pierpaolo, ce lo presenti tu, è una cash collateral worst off con effetto memoria autocallable su un paniere composto da azioni. Prego. Sì, allora, il primo appunto il primo prodotto è legato a un paniere di azioni del settore bancario. Questo a dimostrazione del fatto che per coerenza e quanto detto in precedenza non bisogna chiaramente precludere l'investimento sul settore bancario, perché chiaramente lo abbiamo visto, sicuramente bisogna imparare a selezionare meglio, bisogna evidentemente avere un approccio prudente. Nel caso specifico il certificato ci risulta particolarmente valido per un paio di motivi che ora vado a raccontare. Innanzitutto, diciamo il codice ISIN. Sì, allora DE000 Hotel Como 46 Domodossola 93. Ok. Eccoci qua, allora, aspetta che lo sto cambiando. Ah, è ripartita dall'altro. Ero partita dall'altro. Eccolo qua, ci siamo, questo è quello giusto. Ok, allora scusate perché non vedendo purtroppo non sapevo quale fosse quello. In entrambi i casi comunque la premessa che ho fatto era valida per entrambe le situazioni. Allora, in questo caso abbiamo, come dicevo, il settore bancario come sottostante, come basket, e sono quattro banche, due americane, Citigroup e JP Morgan, che sono comunque state sì toccate, come un po' tutto il settore bancario a livello globale, ma hanno resistito perfettamente, tant'è vero che la loro performance dall'emissione è negativa di circa 10 punti percentuali. Che fosse stato un investimento diretto in azioni, ad oggi vorrebbe dire recuperare questi 10 punti. Per fortuna nel mondo dei certificati una perdita del 10% dei sottostanti è assolutamente sostenibile, perché praticamente siamo ancora lontani sia
dai livelli che implicherebbero una perdita in conto capitale sia la perdita del rendimento. Però completo dicendo che le altre due invece, quindi sono quattro le banche di questo basket, sono europee e nel caso specifico BNP Paribas e Deutsche Bank. Quindi il settore bancario è due Europa e due America, ma sono comunque quattro realtà evidentemente molto solide. Le performance sono molto simili tra le quattro banche, a dimostrazione del fatto che la correlazione di settore nell'ultimo periodo è stata molto alta. Salvo chiaramente le situazioni contingenti delle banche che sono state salvate e non salvate, però qui invece abbiamo quattro banche solide. Il motivo di interesse del prodotto, perché grazie al fatto che c'è stato questo ribasso delle ultime 2 settimane, oggi è possibile acquistare questo certificato circa 9 punti sotto la pari, intorno ai 91 euro. Questo quindi ci permette di andare a comprare circa 9 euro in meno, un certificato che già alla nascita aveva caratteristiche difensive, ma che oggi, nonostante questo ribasso, continua ad averle, ma con rendimenti potenziali più alti. Adesso ti do dei numeri, così cerco di essere concreto. Per quanto riguarda il rendimento, il certificato paga cedole mensili dello 0,75%, quindi di cedole sarebbero circa 9 punti all'anno, fino alla barriera posizionata al 50% sui quattro titoli. Quindi vuol dire che per iniziare a perdere il diritto a ricevere le cedole, questi titoli, uno di questi deve dimezzarsi. Ecco, quindi un meno 10, per questo dicevo prima, nonostante tutto siamo ampiamente lontani. Quindi barriera molto profonda, 50%, premio cedolare dello 0,75% con effetto memoria, quindi vuol dire che seppure dovesse arrivare un momento proprio drammatico da parte di queste banche, c'è sempre la possibilità di poter recuperare i premi. Comprandolo a 91 euro, però, il rendimento aumenta, perché chiaramente guadagna anche in conto capitale con il rimborso a 100 euro. E quindi complessivamente quello che possiamo dire è, comprandolo in area 91, ci si garantisce da qui alla scadenza di febbraio 25, quindi sono circa 2 anni, poco meno di 2 anni, il 14,50% di rendimento annualizzato, quindi circa un 28% a scadenza, fino a meno 42% dai prezzi attuali del titolo peggiore. Quindi è un certificato che, a mio avviso, e per il nostro ufficio studi di certificati e derivati, vale la pena considerare, proprio perché ha risentito negativamente della discesa dei titoli, non ha ancora intaccato praticamente la gran distanza che ha dalla barriera, ma paga molto bene, perché 14 punti e mezzo su base annua in questo momento è un rendimento non facilmente reperibile su emissioni con queste caratteristiche. Pertanto, per chi crede in una tenuta del settore bancario, ma paradossalmente, Valentina, anche in un'ulteriore discesa, l'importante è che non sia superiore ai 40 punti percentuali Chiaro. da qui alla scadenza. C'è l'opportunità di poter sfruttare questa finestra di volatilità, perché di finestra si tratta al momento. Chiaro, Però chiarissimo, chiarissimo. Io questo è un direi, po' il... vediamo anche il secondo prodotto e poi facciamo Sì. un commento collettivo, va bene? Certamente. Allora, intanto ti Perfetto. do il codice ISIN del secondo prodotto, Sì. che è DE000. Un attimo, DE000, sì. Hotel Como Sì. Eccoci 31 0 Zara 0, quindi 0 Zara qua. 0. Sì, Allora, in questo eccoci qua. caso abbiamo, appunto, come avevi già probabilmente detto prima, un certificato di tipo worst off, quindi sempre caratterizzato da un basket di titoli sottostanti, che però ha due opzioni aggiuntive alla struttura tradizionale del cash collect. E mi riferisco all'opzione della cedola fissa, che quindi verrà pagata a prescindere dall'andamento dei sottostanti, ed è una cedola mensile dello 0,50, quindi noi compriamo il certificato e abbiamo la certezza di ricevere tutti i mesi questa cedola dello 0,50. Naturalmente, quando parlo di certezza, sempre fatto salvo il rischio emittente, ma insomma, voglio augurarmi che non ci siano questi problemi. La Sorride anche seconda. Riccardo, eh? Sì, se lo E immagino, sono un po' tutti, poi beh. Riccardo è doppiamente No, perché implicato. allora, se ha problemi UniCredit ce li abbiamo un po' tutti, diciamocelo, eh? Esattamente, poi Riccardo ha una doppia implicazione, quindi immagino che dal suo punto di vista questa opzione non sia Ok. contemplata. No, Per assolutamente.
Ecco, invece, tornando al certificato, oltre alla cedola fissa, che quindi stabilisce un rendimento annuo del 6%, non eccellente sotto certo punto di vista, se rapportate ai tassi di oggi, ma c'è un motivo, perché la seconda opzione accessoria è quella dell'airbag, che il mercato ha iniziato ormai non solo a conoscere, ma ad apprezzare talmente tanto che noi abbiamo tantissimi consulenti che ci chiamano e usufruiscono dei nostri servizi e praticamente mettono a monte, prima di iniziare a parlare, un paletto. Tutti i certificati che dobbiamo vedere assieme devono avere l'airbag. Questo perché? Perché l'esperienza degli ultimi anni ci ha insegnato che dove c'è l'airbag, le perdite a scadenza, qualora il sottostante finisca sotto barriera, diventano significativamente meno importanti. Ti do un paio di numeri per questo certificato in particolare. I titoli su cui si investe sono implicitamente sono AMD, quindi Advanced Micro Devices, e STM, per il settore dei semiconduttori e sono considera talmente tanto in guadagno rispetto all'emissione 42% il primo, 24% il secondo, che oggi non rappresentano un elemento di preoccupazione ad oggi. Il terzo titolo, che invece è CNH, quindi CNH Industrial per capirci, è quello un po' più debole, 13% di discesa dall'emissione ed è l'elemento su cui si concentra la nostra attenzione. Ora, comprando il certificato oggi a un prezzo di circa 97 euro, ossia che le perdite iniziano a conteggiarsi per chi investe solo dal 57% in giù di CNH da oggi. Quindi vuol dire che seppure il titolo dovesse perdere il 57%, tu non perderesti nulla. E nell'ipotesi di un tracollo vero e proprio, di un ribasso del 70%, la perdita sarebbe limitata al 29%. Ovviamente tutti questi sono numeri che posso prendere dall'analisi di scenario del CEDLAB, che chiaramente ce li fotografa all'istante, però per darci un'idea, se anche non fossero così precisi al centesimo, ci si può affidare a una struttura del genere perché alla fine, in termini di rendimento, tra conto capitale e cedole, rende circa il 7,50 annuo, che come abbiamo detto è un po' più bassa, è la metà del certificato visto in precedenza. Però grazie all'airbag qui hai una capacità di protezione, di difesa estremamente più elevata e da qui un po' si ritorna all'argomento che avevamo toccato in precedenza della prudenza, no? Cercare di avere un atteggiamento comunque prudente e questo certamente lo offre. Chiaro, ecco, Riccardo, torno da te, appunto questo termine airbag che dice già Sì. tutto, insomma, in termini appunto di protezione e di sicurezza, un prodotto particolarmente adatto alle esigenze dei clienti in questo momento. E poi naturalmente ti chiedo anche un commento sul primo perché è interessante la scelta di Pierpaolo che in un momento di grande sconvolgimento del settore bancario ci propone invece proprio questo asset. Sì, allora, caratteristica airbag, molto molto apprezzata e richiesta in linea generale dalla clientela, indistintamente, e sicuramente, ovviamente, riprendo quello che diceva Pierpaolo poc'anzi dai consulenti, perché ovviamente l'airbag cosa fa? In caso di andamento negativo del sottostante peggiore, quindi però in questo caso esclusivamente alla scadenza, si attiva quello che è l'effetto airbag. Cosa fa? Va a nettare quello che è l'andamento negativo o a ridurre quello che è l'andamento negativo, perché noi sappiamo come funziona il certificato. Il certificato funziona in questo modo. Se a scadenza il sottostante peggiore dovesse trovarsi al di sotto della barriera di protezione, allora il rimborso sarebbe un rimborso lineare, quindi tanto più il sottostante peggiore ha perso, tanto meno ovviamente mi viene rimborsato. Con l'effetto airbag, però, il rimborso non è più lineare, quindi diciamo che l'andamento negativo viene smorzato e Chiaro. la performance negativa viene smorzata appunto da questo effetto, che è un effetto cuscinetto. E se lo vediamo tarato sul prodotto che ha scelto Pierpaolo, è un effetto importante perché l'airbag in questo caso, o la barriera che viene considerata per il conteggio finale, è posta al 50% di quello che è appunto il valore iniziale. Quindi diciamo un prodotto fortemente conservativo. E perché? Perché viene consultato, perché piace questo fattore? Viste quelle che sono le incertezze del momento, l'incertezza dei mercati, che non è più, come dicevamo in precedenza, un'incertezza
diciamo, focalizzata in un piccolo periodo storico, ma ormai ci portiamo avanti da determinato tempo. Cosa guardano sempre di più i clienti? Guardano alla protezione, quindi forte esigenza di protezione, e guardano anche alle barriere profonde. Più profonde sono, più sono apprezzate La dalla clientela. clientela. Considera che, e questo sicuramente Pierpaolo è un testimone anche, considera che l'esigenza e i bisogni della clientela sono fortemente mutati negli ultimi anni. Prima si guardava molto al rendimento, anche ora si guarda sicuramente al rendimento perché questi sono prodotti derivati, no? Però un occhio sempre più forte viene posto a cosa? Viene posto sulle barriere profonde, viene posto sulla presenza di questi airbag, viene posto sulla presenza dell'effetto memoria su alcune cellule. E un altro elemento che viene anche preso sempre più in considerazione è anche la bontà dell'emittente, quindi il rischio emittente di cui parlava in precedenza Pierpaolo. L'affidabilità. L'affidabilità, cosa che fino a un anno fa, quindi fino al 2021, noi vedevamo nella maggior parte dei portafogli di clientela, c'era comunque un'overesposizione verso titoli più volatili. Cito uno, Beyond Meat, che ha comunque, diciamo, poi è andato a penalizzare molti portafogli. Quindi il consiglio è sicuramente in questo momento attenzione ai sottostanti, attenzione agli emittenti. Una buona diversificazione è sicuramente quello che è l'elemento principale all'interno di un portafoglio. E poi, ovviamente, ognuno poi sceglie quello che più ritiene congruo al suo profilo rischio-rendimento. Però una dose d'attenzione in più, secondo me, in questo momento è consigliabile. Perfetto, io mi sono appuntata tutto, i tuoi consigli, attenzione ai sottostanti, attenzione agli emittenti, naturalmente, e anche una buona composizione del portafoglio per cercare proprio di contrastare la volatilità di questo momento. E ho preso gli appunti perché, per agire poi bene è necessario sapere come muoversi all'interno dei mercati, quali posizioni prendere. Quindi è importante, fondamentale, come sempre, lo ripetiamo, lo ribadiamo, la formazione per poi Assolutamente. fare, le scelte corrette. E a proposito, ecco, chiedo a entrambi quali sono i prossimi appuntamenti che vi vedono protagonisti in ambito formativo. Riccardo. Allora, sì, parto io. Noi abbiamo gli ultimi due appuntamenti di formazione per diciamo online per il mese di marzo, che sono il 28 marzo con Luca Stellato, il 30 marzo con Nicola Para. E parleremo con entrambi fondamentalmente di prodotti a leva, con Luca di Covered Warrant, mentre con Nicola Para di Turbo. Un appuntamento secondo me immancabile, che in questo caso sarà in forma ibrida, prevalentemente fisica, ma darà la possibilità a chi vuole di connettersi anche via web, è Investing Napoli del 31 di marzo. Organizzato, lo ricordiamo ancora, da Pietro Di Lorenzo e dal team di SOS Trader, ed è un appuntamento in cui partecipiamo tutti, diciamo, insomma, trader, formatori, emittenti, broker, insomma, essendo, diciamo, a Napoli, è un'occasione anche per abbracciare il centro-sud, che comunque non vede così tanti eventi di Vero. questa portata. Quindi il mio consiglio è sicuramente quello di iscriversi. È un evento gratuito, parteciperà anche Pierpaolo, credo, non vorrei fare una gaffe in Adesso questo poi momento, glielo ma chiediamo. credo proprio di sì, se non ricordo male. E poi, insomma, lato eventi nostri ce ne sono sempre tanti. So che Pierpaolo è ancora più impegnato di noi perché Pierpaolo in realtà lavora con tutti gli emittenti e Pierpaolo, insomma, è un po' il padre dei certificati, così è considerato, insomma, un Il po' Messi, il, il Leo esa, il, Messi dei esa, esatto. certificati. Quindi Pier è super impegnato e, insomma, e con grande merito, perché lui e il suo team sono sicuramente dei grandi Certo. professionisti e hanno sempre qualcosa di importantissimo da dire. Quindi il mio invito è anche di seguire il Chiaro. team di certificati derivati, perché Hai fatto benissimo, Riccardo, tra l'altro, a sottolineare anche la differenza geografica, perché noi parliamo purtroppo, ecco, dei vari gap che ci sono. Certamente col gender gap è quello che viene più nominato, ma c'è anche, per quanto riguarda l'educazione finanziaria, una differenza tra nord e sud, e quindi è importante, molto importante,
importante che questi appuntamenti arrivino anche in città come Napoli e abbraccino anche quella fetta di popolazione che magari dal punto di vista della formazione finanziaria ha meno opportunità. Pierpaolo, ecco il punto esclamativo sulla trasmissione, mettilo tu. Sì, beh, allora innanzitutto ringrazio naturalmente voi e anche Riccardo per quanto per le parole spese, però per quanto riguarda gli appuntamenti sì, volevo ulteriormente fornire qualche data che potrebbe essere interessante per chi ci sta seguendo, perché effettivamente poi il mondo dei certificati evolve continuamente e quindi anche tornare su alcuni argomenti che magari erano stati toccati in precedenza può essere utile. Il 31 marzo confermo che sarò naturalmente a Napoli in un paio di momenti, e uno il pomeriggio tra le 3:30 e le 4:30, sperando che non si sovrapponga qualcosa che ha Riccardo in programma, ci sarà un evento di presentazione del mio CEDLAB e quindi come cercare e trovare i migliori certificati con il CEDLAB, quindi questo ne approfitto e vi ringrazio. Però volevo anche sottolineare come il 30 marzo la mattina online sia disponibile invece un evento organizzato da ACEPI, che è l'associazione certificati e prodotti investimento di cui Unicredit è assolutamente tra le prime associate, ed è un evento dove interverranno dei consulenti finanziari, quindi praticamente io modererò questa mattinata con testimonianze dirette dei consulenti finanziari che utilizzano i certificati, e quindi si svolge due volte l'anno, ci tengo perché è un evento molto importante dove i consulenti che oggi ancora non utilizzano i certificati possono ascoltare il parere di invece colleghi di professione che lo fanno e trovare degli spunti utili. E devo dire che siamo arrivati al terzo anno di organizzazione di questo evento e ha portato veramente tanti frutti e soprattutto ascolti sempre in crescita. Quindi mi farebbe piacere, insomma, farlo sapere anche alla platea delle fonti, perché certo, evidentemente è anche una platea dove molti consulenti sono interessati all'argomento. Quindi 30 marzo l'evento la mattina, gratuito naturalmente, iscrizione gratuita dal sito di ACEPI, e poi il 31 marzo invece Investing Napoli. Dopodiché ci sono altri eventi un po' più avanti, ne approfitto anche qui, c'è il 14 di aprile, invece saremo assieme proprio con Unicredit a Bologna per un altro momento di presentazione dei certificati in presenza in questo caso. Insomma, non mancano le opportunità, quindi... Infatti, guarda Pierpaolo, mi hai rubato le parole di bocca, perché stavo dicendo, io mi sto segnando tutte le date e non ho più un momento libero in calendario, l'agenda pienissima dal 28 marzo in avanti tra i webinar appunto sui prodotti a leva, poi l'evento a CEPI, il 31 marzo Investing siamo Napoli, fino al 14 di aprile la tappa finale insomma con Bologna. Sappiamo che cosa dobbiamo fare, ecco, non abbiamo momenti di vuoto, l'horror va qui non c'è. Ci teniamo giusto due giorni di Pasqua, insomma, venerdì santo, Pasqua, Pasquetta, liberi per rifiatare, ma poi riprendiamo alla grandissima. Dopo la scampagnata classica del lunedì di Pasqua si riprende dove subito alla grande. Piove, quindi chi non sa cosa fare si può rivedere un webinar. Esatto, si può rivedere la puntata di Zoom Certificates magari. Va bene, io ringrazio e saluto come sempre il nostro Riccardo Falcolini, Unicredit Investment. Grazie Valentina, grazie a Pierpaolo e a tutti coloro che ci hanno seguito. E certamente un saluto e un ringraziamento anche al nostro Pierpaolo Scandurra. Grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie. Bene, allora chiudiamo qui questa puntata di Zoom Certificates. Io vi ricordo come sempre che la potete rivedere sul nostro sito www.lefonti.tv e naturalmente anche on demand sul nostro canale YouTube. Alla prossima!